ragazzi della Luna, state aspettando voi. Se non fare questo coro noi non cominciamo. Ovviamente Massimo è stata una persona unica per tutti quanti, ma c'è chi l'ha conosciuto molto meglio di noi, ovviamente. Se la sente, facciamo un grande applauso. Adesso ci accomodiamo comunque. Sono passati 15 anni. Io vi devo dire la verità, non conoscevo così bene mio fratello, perché nei miei confronti lui ha avuto sempre un rapporto molto reverenziale, aveva nei miei confronti una forma di idolatria che mi metteva in soggezione, perché fra me e lui c'erano 16 anni di differenza. Però io mi sono sposato, io vi racconto episodi personali, perché io sono andato via dalla casa di mio padre quando lui era piccolino, era piccolissimo anzi, e aveva forse, non mi ricordo, un anno, due anni. Pensate che quando eravamo fidanzati io e mia moglie ce lo portavamo in giro per il corso con la carrozzella e pensavano che fosse figlio nostro. Io sono andato via da casa di mio padre e poi dopo, quando andavo a casa a trovare mia madre, mio padre, e andavo nella camera di Massimo, la cosa che mi impressionava era che l'ordine che aveva Massimo era lo stesso ordine che ho sempre avuto io. E questa cosa forse era una questione del DNA. Poi io ho conosciuto un Massimo molto affettuoso, particolarmente disponibile. Pensate, io vi racconto questo episodio, che è un episodio personale. Tre mesi prima, ad aprile di quel maledetto anno, a me mancavano tre materie per laurearmi, però avevo iniziato a lavorare, mi ero sposata, avevo avuto figli, quindi avevo abbandonato l'idea di potermi laureare. Un giorno Massimo è venuto nel mio ufficio, aveva un mazzo di bollettini, aveva una risata che gli arrivava qua sopra, ha detto: Franco, ti devo dare una grandissima notizia. Gli ho detto: che è successo? Dice: ti puoi laureare. Gli ho detto: ma che caspita dici, io che non ho tempo manco per grattarmi la testa. Allora lui, che è sempre stato servile nei miei confronti, io certe volte mi rendevo conto che ero troppo esagerato nei suoi confronti, e lui non diceva niente, stava zitto. Quel giorno mi ha buttato i bollettini sul tavolo e mi ha fatto una scenata. Dice: ma vai a fare in culo, sei sempre legato ai soldi, hai avuto tutto la vita, non ti rendi conto? E ho detto: Massimo, ma come ti permetti? Stai facendo un casino qua. Ma dice: ma vai, mi ha sbattuto la porta e se ne è andato. Ho detto: ma se stamattina è impazzito. Io però, quando ho capito che lui ci teneva assai, tanto che io gli ho detto: ma Massimo, io devo lavorare, non ti preoccupare, tu la sera studi e io vado in giro a lavorare per conto tuo. E così ha fatto, perché la sera andava in giro, io sono il rappresentante, andava in giro a vendere liquori, eccetera, eccetera. Questa cosa ve la racconto perché poi vi allaccio anche un episodio purtroppo drammatico, perché quando poi io ho pagato le tasse, perché allora Massimo aveva trovato un escamotage che io potevo recuperare tutte le tasse
dichiarando che ero uno studente lavoratore, insomma, comunque ho dovuto pagare 5 milioni, non è che mi ha fatto pagare niente. Però siccome lui ci teneva più della sua vita, ho detto io intanto gli faccio vedere che pago le tasse, così si calma un pochino, perché quel giorno non mi dico come si è comportato. 3 mesi dopo è morto. A quel punto io ho avuto forte l'obbligo per rispettare la memoria di mio fratello di dovermi laureare. Però vi posso garantire, e questa è una cosa che la vivo ancora oggi, che tutte le volte, per me studiare è stata una cosa devastante. Io non ricordavo nemmeno la Gazzetta del Sud, figuratevi le materie che dovevo preparare. Però ogni volta che andavo a fare l'esame, io dicevo: Massimetto, mettiti la tana mia e non ti muovere. E io ho sentito, evidentemente avrò avuto una autoconvinzione, perché non so se bisogna credere a queste cose, io sentivo la mano di mio fratello sulla mia spalla e io sono riuscito in 6 mesi a laureare. Lui da allora è il mio angelo custode. Secondo me è così, perché io ho avuto incidenti. Ultimamente ho avuto un'emorragia cerebrale, che quella sera che ho avuto l'emorragia cerebrale a mia moglie, che mi hanno detto che difficilmente avrei superato la nottata, e stasera sono qua con voi. Io ho conosciuto un altro Massimo, e quando lui è morto mi sono stupito, perché ho scoperto quanto era amato. Io sapevo che era uno che davanti a una parmigiana metteva insieme nemici di tutti i tipi, sapevo che era uno che amava la viola. Più pensate che non si era fidanzato con una ragazza, perché questa qua gli aveva detto: o me o la viola. Gli ha detto: vabbè, va bene. Della viola. Io fra l'altro ho un trascorso personale di tifoso della viola, che ai tempi belli dello Scatolone, i primi anni della Serie A, ho seguito la viola in giro per tutta l'Italia. Partivo con Ciccio Franco, partivamo insieme. Una volta, vi racconto questo episodio per dire, una volta dovevamo giocare in Lombardia, non mi ricordo dove, in un paese della Lombardia. Io ero relatore ad un congresso della mia associazione dei rappresentanti, io ero tesoriere, e dovevo fare la relazione di chiusura del bilancio. È arrivato, ed eravamo a San Paolo, di là al Duomo. A un certo punto ho visto Ciccio Franco, mi faceva segno. Ero sul palco, gli facevo: Ciccio, ma che vuoi? Ti devo parlare. Era l'una, mi ha detto: Ciccio, ma che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a vedere la viola. Ho detto: no, a quest'ora. Ah, ma ci vogliono 12 ore per arrivare. Ma dai, partiamo, dai. Gli ho detto: ma io devo fare la relazione. Dice: ma trova una scusa. Io ho detto: allora sono andato dal presidente, gli ho detto: guarda, ho una colica renale che sto morendo. Dice: allora ti porti in ospedale. No, vado io, stai tranquillo. Gli ho detto: io ti lascio la relazione, che devo, non me la sento. Quando siamo usciti, siamo saliti sulla mia macchina lì, e gli ho detto: ma io non ho niente, devo andare a casa, prendere un paio di mutande, uno spazzolino da dentro. Dice: no, ce li compriamo per strada. Gli ho detto: ma oggi è sabato, ci arrangiamo. Siamo partiti, era l'una, siamo arrivati nell'albergo dove c'era la squadra, non c'erano camere, e abbiamo detto: non ci sono problemi. Ci siamo andati a coricare nella camera di Simonetta, ed eravamo in un letto matrimoniale, eravamo 3 persone che dormivano. La mattina dopo Ciccio Franco si è alzato per farsi la doccia, si è dimenticato di cacciarsi i pantaloni e si è fatto la doccia con tutti i pantaloni. A un certo punto io sono andato a farmi la doccia, ho trovato per terra in mezzo all'acqua il portafoglio di Ciccio Franco. Ma che hai combinato? Dice: ero mezzo addormentato e non mi sono dimenticato di cacciarmi i pantaloni. Per dirvi
intorno a noi, poi siamo andati a Fabriano, siamo andati, abbiamo girato tutta l'Italia avanti e indietro. E Massimo allora era piccolino. Poi io avevo la casa al mare, sullo stesso piano eravamo vicini con Mario Porto e con Benvenuti. E quindi tutta l'estate vivevamo insieme. Poi quando Benvenuti è andato a giocare, ad allenare a Trapani, a destra e a sinistra, sono andato a trovarlo. Poi abbiamo mantenuto rapporti eccezionali. Mario Porto addirittura ha incominciato a lavorare con me, a fare il rappresentante con me. Ancora oggi siamo amici, molto amici. E Massimo allora era piccolino e iniziava, guardando me, ad innamorarsi della viola. E però lui ha avuto più amore di me, perché io a un certo punto non ho esagerato, lui addirittura mi faceva una malattia. Quando la viola perdeva, Francesca mi può dare atto, non si poteva parlare con Massimo, ma non perché era arrabbiato, era addolorato proprio, addolorato. Gli facevano: Massimo, ma questo è lo sport, una volta si vince, una volta si guarda. No, guarda, non me ne parlare. Si chiudeva in camera sua, non voleva vedere nessuno. Quindi è così. E la cosa che mi ha, come vi dicevo, la cosa che mi ha colpito è che io non pensavo che fosse così amato. Perché io vi devo dire la verità, io sapevo che c'aveva un sacco di amici, che non aveva nessun nemico, che aveva tante attività, ma io quando sono arrivato, io quando è morto Massimo, ero in Marocco con tutta la mia famiglia. Mi ricordo che mi hanno telefonato alle 10 di mattina, io stavo venendo Italia e Brasile, e là la facevano di mattina. Io ero nel cinema di questo villaggio, dove c'era lo schermo che facevano. Prima di partire io avevo detto a Massimo: non partire con la macchina perché è pericoloso, non parti col treno. Dice: no, ma sai, c'è la mia fidanzata che ha un gattino che non lo può, glielo fanno portare in treno. Gli ho detto: guarda, sentimi a me, vai col treno. Dice: ma costa un sacco di soldi. Va bene, allora facciamo un'altra cosa, io ti regalo il prezzo di metà del biglietto. Infatti l'ultimo assegno che ha versato Massimo sul suo conto è stato il mio assegno. Quando io ero in Marocco e mi hanno telefonato e mi hanno detto: Massimo è morto, ho detto: io, ma ha avuto forse un infarto? Dice: no, è morto in un incidente stradale. Ma mi ha tradito lui, perché io ero convinto, perché come vi dicevo prima, la sera prima, verso mezzanotte, mi è arrivata la telefonata in Marocco di Massimo, per dirvi quanto era buono, ed era mortificato. Dice: sai papà, sai Franco, stasera, ieri sera, non mi ricordo, sono andato da Sotto Zero e mentre mi giravo gli ho buttato, il cameriere aveva un vassoio in mano e gli sono caduti tutti i bicchieri per terra e si sono rotti. I bicchieri glieli regalavo io a Sotto Zero. Gli ho detto: Massimo, ma mi hai telefonato in Marocco per dirmi questa cazzata? Gli ho detto: non ti preoccupare, quando torno quanti bicchieri gli hai rotto? 6, glieli regaliamo 12. Ah, allora c'è il posto quando ha saputo questa cosa, si è rincuorato. Ed è stata l'ultima volta che l'ho sentito. Poi il giorno dopo, e mi ricordo che quando la cosa che mi ha colpito molto è stato le manifestazioni di affetto dopo la sua morte, perché praticamente noi come famiglia abbiamo dovuto fare un passo indietro e consegnare la possibilità a tantissime persone di appropriarsi della figura di Massimo. Noi come famiglia, io mi ricordo che allora sono venuti 9 preti a dire: noi vogliamo concelebrare il funerale di vostro padre. Mi dite, ma voi a che pro? Dice: no, sapete, a me, io lo conoscevo bene, lui veniva a Magnolia a cucinare per i ragazzi. Mi dite: fate quello che volete. Poi mi ricordo che quando siamo arrivati, noi siamo arrivati insieme, Massimo è arrivato da Eboli
col carro funebre, noi siamo arrivati all'aeroporto dal Marocco, che abbiamo dovuto fare cose eccezionali per arrivare, perché non c'erano aerei, avevamo il biglietto chiuso, certificato, e ho dovuto spendere 8.000 euro per tornare. Vabbè, comunque, siamo dovuti andare a prendere un taxi per andare da Marrakesh a Casablanca, aspettare il giorno dopo l'aereo, e poi in continuazione il telefono non prendeva, si scaricava in continuazione, telefonate col magistrato, telefonate con il mio fratello, telefonate, non vi dico. Quando sono arrivato davanti alla chiesa e ho visto tutta quella gente, io ho detto, ma veramente una cosa, mi ricordo che la cosa che mi ha colpito è che c'erano tutte le scale della chiesa di San Brunello piena di gente. Quindi ho capito effettivamente l'amore che provavate tutti per mio fratello, e quella è stata una cosa che mi ha colpito e emozionato in maniera positiva, perché quella sera il mio dolore me lo siete presi tutti. Io quando vedevo persone disperate e pensavo a me stesso, io dicevo, ma evidentemente è stata una manifestazione d'affetto per la mia famiglia bellissima. Oggi come oggi, ha detto giusto Giusma Branca, ha detto giusto, la cosa bella che è successa in questo episodio, generalmente quando uno muore, sì, per un paio di mesi, di giorni, si parla di lui, ma certe volte persino le mogli che dicono voglio morire pure io. Mi ricordo che c'era uno che abitava sopra casa mia, e quando è morta la moglie si voleva suicidare. Poi un paio di anni dopo, una volta c'è stata una scossa di terremoto forte, a un certo punto lui abitava al terzo piano, io quando ho aperto la porta di casa mia per scappare, lui passava di corsa davanti. Gli ho detto, signor Calomoni, dove state andando? Vado a salvarmi, che mi ha detto che ho paura del terremoto. Voleva morire questo qua. Io sono rimasto colpito dal fatto che dopo 15 anni, ancora oggi, voi, tutti voi, riuscite a tenere vivo il ricordo di mio fratello. E questa è una cosa che da un lato è bellissima, però dall'altro lato vi devo dire la verità, io non sono più venuto a vedere la Viola, perché generalmente quando io vengo a vedere la Viola in mezzo a voi, io vedo mio fratello, non posso guardare, perché ogni volta che guardo voi... a vedere la partita ultimamente, non l'ho vista la partita, ho sempre guardato voi, perché ero sicuro di vedere lui che faceva casino in mezzo a voi. Quindi io non riesco più a venire a vedere la Viola, però sono contento che voi tenete vivo il ricordo di mio fratello. Vi ringrazio.